Io sono Carlo Lucarelli, ho raccontato misteri risolti e eventi che hanno cambiato tutto. E sono tornato con un'altra incredibile stagione di Di Giallo. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ. Senti, Diego, tu ti sei vergognato, anche lì hai perso la dignità, per, ancora una volta per un familiare, per tuo fratello. Sì. Cos'è successo? Lui, prima media, c'è una gara tra scuole medie di libri, adesso non so, comunque bisognava leggere un libro, prepararsi su un libro e sì? Fare questa gara. E niente, io allora, lui mi ha chiesto, mi fa, serve il fratello maggiore, praticamente c'era l'aiuto da casa, no? E allora ok, io, e ogni bambino a scuola chiamava il suo fratello maggiore, se ne aveva uno, se no un amico. Classe, sì? Uno per classe. Ah, uno, ok. Sì. Uno per classe. E allora ha detto, vuoi farlo tu? Va bene, lo faccio, ma non ho... Non mi sono reso conto della cosa. L'hai presa alla leggera e ho detto, ma sì, sì, ma certo, sei mio fratello, certo, farei tutto per aiuto, te. Va bene, ero contento, okay, sì, mi sì, chiedeva... Allora mi leggo anche il libro, quindi preparate tutto. Che poi libro era? Scusami che me lo son perso. La fabbrica di cioccolato. Ah, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Sì. E cosa dovevate fare poi in concreto su questo libro? In concreto c'era un incontro in una scuola neutra, siamo andati a Rocchetta. In campo sì. Per non avvantaggiare nessuno, per non sì, avvantaggiare, sì, giusto. Esatto. Sì. E poi ci si sfidava su delle domande che facevano le professoresse, insomma... Ok, sì. E tu potevi aiutarli quando, adesso non mi ricordo quanti aiuti c'erano, comunque dove loro non arrivavano. Se andavano in difficoltà tu potevi dare una mano, ok, fare la supervisione, sì. Ma io appunto partono, mi fa, vuoi venire col pulmino? No, no, vengo in macchina, tanto Rocchetta è vicino, un quarto d'ora sono lì. Sì? Parto in macchina, arrivo e poi vedo arrivare questi pulmini con tutti i bambini e i fratelli sul pulmino con loro, che spesso erano... della stessa scuola media, cioè tra me e mio fratello ci sono 14 anni. Orca! Quindi tu ti sei reso conto lì che i fratelli degli altri bambini, non so, i bambini avevano 6 anni, i fratelli ne avevano 10. No, metti che loro erano sui 12-13 anni, no? Prima media, i fratelli potevano avere 14 anni. Tu ne avevi 30, tipo. Sì, è quasi 30. E quindi sei arrivato lì il più grande di tutti, hai fatto tipo Aldo, Giovanni e Giacomo? Ma chi sono? Ma chi sono? Pirletta! No, no, così, no, io quando mi sono reso conto che poi quella è, diciamo, metti che erano i quarti di finale, si poteva andare avanti. A quel punto io ho detto, adesso qua mi devo far eliminare, questa umiliazione deve finire. Non voglio arrivare, no, perché poi lì sai cosa secondo me inizia a pensare? In questi contest delle scuole poi si arriva sempre a un momento in cui chi vince fa la foto, cioè tu non è che puoi rimanere lì immortalato per sempre, 32enne con la barba, probabilmente sì. E quindi hai detto mi faccio eliminare. Sì, sì, io avrei vinto, sì, però io a quel punto lì andavo fino in fondo, Diego, no, scusa. Io ho cercato di, allora, non fare quello che non sapeva nulla, quindi li ho aiutati fino a un certo punto, ma quando era ora di vincere mi sono fermato, sperando che le altre classi fossero più preparate. No, ma pensa ai compagni di tuo fratello, come si chiama tuo fratello? Riccardo. E facevo, Riccardo, ma tuo fratello è un coglione, cioè, pensa che... ma che fratello hai portato? Riccardo, ma Diego non sa niente, Diego non sa... E invece hai alzato bandiera bianca. Io sono riuscito a mantenere la dignità con i bambini e a farmi eliminare, vabbè. Senti, scusami, questa è una libidine mia, quando hai detto Rocchetta, è Rocchetta Tanaro? Sì. Ah, Rocchetta Tanaro, grande, va bene, sì, Diego, sì, dai, sì, però tuo fratello ha apprezzato lo sforzo? Sì, no, lui era contento, però dopo a casa l'ho cazziato perché ho detto, ma devi spiegarmi bene sta cosa. Te ne sei andato via sgommando nel parcheggio? Sì, subito. Il mio lavoro qui è finito, avvolto nel mantello e sparito nella... Che macchina avevi per i tempi? Fammi sognare, una Golf, tipo. Avevo, mi pare, la Focus. La Focus, va bene. Diego, un abbraccio. Grazie. Ciao. Le uniche due forze al mondo capaci di portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. DJ Showtime con Gianluca Gazzoli. Vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Che spettacolo!